Io so che poi riferiscono, mi chiamano. Quando c'era Tetta Manzi andavo in un posto, il giorno dopo sei pronto al telefono. Cosa hai detto a Reggio Emilia? Dico, guarda Eminenza, me lo dica lei perché io mi sono dimenticato. Perché cioè, c'è un controllo generale, tutta la responsabilità. Avendo cercato di dirvi questo, guardate che queste direttive, queste prese di posizione, adesso arriviamo all'incontro dei poteri, però sono privi di saggezza pastorale. Da ignoranti, vi ho detto che hanno tre lauree, quindi è un'ignoranza crassa e supina, quindi responsabile, da ignoranti e da cattivi. In nome della difesa del matrimonio, a parte che sono celibi, in nome del matrimonio, dell'amore, negate dei diritti a chi si esprime in un amore che non sapete, non li conoscete, non li avete visti, non li conoscete, non ci siete mai a contatto. Quindi ignoranti e cattivi, nel senso che come cristiano e come prete soffro. Davvero, non è che, cosa vado in cerca? Di voti, carriera, mi sa che, del reverendo, dice, Don Abbondio diceva, del reverendo fino alla fine del mondo. Non riesco a comprendere non tanto il fatto che vengono ribaditi i principi, ci mancherebbe altro, che per la tradizione della Chiesa non possono essere taciuti, né sminuiti. Ma questo modo, questo stile, questa intransigenza, questa ossessione, questa sessuofobia, guarda che è tutto basato sulla sessuofobia, guardate che è una cosa che fa paura, è questo il punto, la forma, la sessuofobia. Tant'è vero, vi dicevo fin dall'inizio, lo slogan è principi non negoziabili. Meno male che il nuovo presidente dice principi non valicabili, e tenetevi, ma non potete imporli agli altri, in nessun modo, tanto meno attraverso le leggi. Tant'è vero che tutti questi qui, no, si tira teoden, non teoden, eccetera, eccetera. E il punto fondamentale è ancora questo. Ho detto che mi sento in giorni cattivi, però se ci sono dei credenti cattolici, cristiani come me, con altre fedi, sappiano che il futuro della fede non dipende magari da una legge dello Stato e tantomeno da queste crociate della gerarchia cattolica o dai terrorismo musulmani, integralismi, tutti. Il futuro della fede è la fedeltà al Vangelo. Si può lavorare con tutti, con le parole, le azioni, con la virtù cardinale della moderazione, della temperanza, per far emergere quella legge iscritta nel cuore di ogni uomo. La Chiesa deve ricordarsi che non c'ha dei sudditi, c'ha dei figli e dei fratelli, non può fomentare inimicizie, né tantomeno far sentire di non essere vicina nella misericordia a quanti percorrono sentieri difficili, enigmatici, nella devianza, però in cerca dell'amore, del piacere, sovente contraddette proprio dalle vicende della vita. E allora mostrare attenzione è compito, è dovere del cristiano, mostrare attenzione alla sofferenza, prima di tutto delle donne. Guardate che c'è ancora, care scare ragazze, io ho preso un premio più di 10 anni fa, in Italia danno un premio ogni 2 o 3 anni, la rivista Minerva, una fondazione grande, Minerva, la dea Minerva, danno un premio, che premiano 10 donne e un uomo. Anni e anni fa mi sento di dire, lei entra in una lista, c'è una commissione che poi guarda, pensa alla commissione, era Liliana Cavani, Zuccoli, dopo un po' mi chiede, lei è stato scelto come uomo, il primo avevano scelto Pertini, e ti premiano come uno che ha sempre difeso le donne. Io sono rimasto lì. Non so, anche lì poi mi sono rovinato perché al Palazzo Doria Pamphili ho il premio, un diploma e una spilla grossa così, fatta da Gotuso, con la dea Minerva, tutta incastonata, e la comunità è riuscita a vendersela a 3 milioni allora. E sai che alla fine ho detto, quando ti premiano devi dire 2 parole,
ho detto fin tanto che nella mia chiesa non c'è la parità con le donne, vuol dire che Gesù è lontano. L'hanno riferito, non vi dico. E come no, la donna tutt'al più fa il sacrestano, ma già deve stare attenta. Vedete la sessuofobia? Guarda che lo dice la lettera ai Galati San Paolo: dopo la venuta di Cristo non c'è più né giudeo né pagano né circonciso né incirconciso, né maschio né femmina né donna né uomo né schiavo né libero. No, noi no. Ah no, 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 no. Voi sapete con la barzelletta dice, a un certo momento un teologo va dal Papa e la Wojtyla dice, ma come lei e la Chiesa anglicana comincia a dare l'ordine alle donne? No, 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 Gesù ha ordinato 12 uomini. Ah, li fa il teologo, lei ha la lettera. Allora santità, mi scusi, però dice, guardi che Gesù ha ordinato 12 uomini, è vero, maschi, però circoncisi, ebrei. E non ha ordinato, perché allora c'erano già gli ebrei, la diaspora in tutto il mondo, ha ordinato lì quei 12 ebrei della Palestina, Giudea, Galilea, circoncisi, 12 ebrei, caro santità, e non ha neppure fatto apostolo un ebreo della diaspora, per esempio non ha fatto apostolo un ebreo polacco, così dice che un teologo gliel'ha raccontato al Papa. Non so come se la vi ricordo, io sono molto amico di Monsignor Ilarion Capucci, vescovo di Gerusalemme, rito maratonito orientale in comunione con la Chiesa, è ancora vivo, 4 anni e mezzo nelle carceri di Tel Aviv, una cella di 4 metri al buio, 1 ora d'aria al mese. Poi Paolo VI l'aveva fatto liberato, però lui arabo, cristiano, non può andare al suo paese. Io mi ricordo quando in Bosnia ci fu quella tragedia, a proposito di guerre, dove li stupri e Wojtyla nella sua fede, io non so a giudicare, aveva esperto, però io non voglio giudicare, però vorrei parlare, dice Santo Padre, non sono d'accordo. E allora aveva detto alle donne: le donne che dopo questi stupri sono rimaste incinta, accettino questo grande disegno di Dio della maternità, accettino, portino avanti la maternità, anche le suore. Io ero rimasto turbato. Ho chiesto a qualche teologo, non mi viene a trovare quando viene a Genova Monsignor Ilarion con quello. E gli dico: Ilarion, capiti a proposito, dimmi un po', tu sei stato monaco orientale già d'età, adesso vive in Vaticano perché il Mossad lo controlla continuamente. E dimmi un po', lei mi ha guardato. Ho chiesto udienza al Santo Padre, urgentemente. Mi sono presentato, sai come fa? Poi tra l'altro è un bel tipo, simpatico. Mi sono presentato, pastore, sai come li orientavo? Davanti al Papa. Eccellenza, si alza, si alza. Santità, quella sua frase, mi sembra, qui siamo di fronte alla violenza. E il Papa allora mi spiega il disegno di Dio sulla maternità. Ogni minuto muoiono 3.000 bambini. Questa terra, ogni minuto di fame o di malattie, tra l'altro, così come dettaglio. E cioè, mi spiega, mi dice: Andrea Galo, io non ci ho più visto, l'ho guardato bene negli occhi, non gli ho più detto santità, gli ho detto Santo Padre, crederà. Ecco chi è il cattolico nei confronti della testimonianza. Santo Padre, crederà mica di essere il Padre Eterno. Ma Ilarion, cos'è successo? Il Papa? Preghiamo. Io sono amico della Ebe Bonafini, quest'anno è il trentennale dei desaparecidos. Mi hanno già voluto che io mandassi, mi dispiace, con le videocassette, io non posso andare a Buenos Aires. Non riesco manco, meno male che c'è un autista che fa di tutto,
oltretutto è buddista, quindi non parla, prega tutto il tempo, quindi va bene, quindi vabbè. E allora mi hanno fatto fare un video, è il trentennale dei desaparecido, 20-30 mila ragazzi scomparsi, e la presidente già dal 2000 veniva, e una volta arriva e dice: Andrea, abbiamo ricevuto, sono stati ricevuti dal Papa, mi sembra nel 2000-2001, con le mie fratelli, loro si mettono quelle, eccetera. Gente che ha rifiutato la pensione dei Memen, del presidente Memen. Non vogliamo la pensione dei nostri figli. I nostri figli sono vivi per la lotta e la democrazia dell'Argentina. E allora, insomma, sei contenta? Quante volte che volevi andare dal Papa? Cattolico. Allora io non ho il Papa, 5-6, Monsignor, una bella saletta, il Papa, e lui li ascolta, desaparecido. A un certo momento il segretario, uno dei vescovi, dice: adesso Santo Padre vi donerà il rosario. E il rosario, sai, con le scatolette, no? E allora pronti, arrivano sti rosari, arriva, le chiamano la prima, la presidente. La ebbe Bonaffini, una donna alta, adesso un po' ammalata. Questa è la presenza della Bonaffini in ginocchio perché è cattolica. Santità, non posso ricevere il rosario. Ma ebbe, sei matta? Non posso ricevere il rosario. Fin tanto che lei si tiene al suo fianco, e c'è tuttora, si tiene al suo fianco nel governo della Chiesa l'eminentissimo cardinale Nunzio Laghi, che era nunzio apostolico durante, che giocava a golf col generale Videla, io il rosario da lei non lo prendo. Ma com'è andata? Preghiamo. E allora pregate anche voi. Però vorrei, visto che siete ancora tenuti, mi permettete, perché c'è un punto fondamentale che occorre mostrare, aver fiducia, ecco qui il punto centrale. È chiaro che un deputato cattolico a un certo momento, qualunque cattolico politico, può dimenticare l'ispirazione evangelica. 60 hanno già scritto però in un certo qual modo. Tuttavia occorre mostrare la Chiesa e soprattutto i vescovi. Non esistono chiese senza vescovi, io glielo dico sempre, il vescovo è il capo della diocesi. Pensa il capo da fuori di testa, è il capo, non esistono chiese acefale, senza testa. Quindi abbiamo bisogno di una testa che funzioni, io glielo dico sempre, Eminenzo, Eccellenza, tra l'altro come la meno, gliel'ho già detto tante volte, ma perché mi fate chiamare Eminenza, Eccellenza? Forse hai ragione, ma come la ragione si dà agli scemi? Toglietevi via questi benedetti, Eminenza, ma siamo al Medioevo, Eminenza, ma ti rendi conto di Eminenza? Non so. Allora, però occorre mostrare in questi politici di avere fiducia in loro, non umiliandoli, non tenendoli sotto tutela. Non possono le gerarchie prendere il loro posto. Quando i vescovi fanno politica, cosa finisce? Che i politici, molti, fanno i chierichetti. E allora vedete che a questo punto non basta i pronunciamenti, bisogna praticare. Oggi noi non abbiamo ingerenze, poi lo vedete, l'Opus Dei, questo viaggiare, costruire con gli altri politici non cristiani, in una situazione di pluralismo etico, culturale, religioso, morale. Ben venga a un certo momento l'annuncio dei vescovi, l'illuminazione dei teologi dei vescovi, ma spetta a tutti i fedeli cattolici operare le scelte politiche insieme agli altri cittadini, insieme, e a volte dover dire: guarda, sono migliaia e migliaia questi diritti. E allora vediamo come si fa a non diffidare poi, e qui il passaggio che volevo dire, mi sembra incredibile, a diffidare da chi si sembra alleato nella difesa dei valori cristiani che non crede. C'è un segretario di Mussolini che cita nel suo diario, Mussolini continuava a dire: io sono cattolico ma anticristiano. Guardate che la sintesi è così. Perché? Perché in quel momento c'è l'incontro col potere. Nessuno dimentichi quanto, secondo la testimonianza costante proprio di veramente fondamentale. E allora noi abbiamo, è nato il partito di Dio. Non entrate nel paese, io vi vengo a fare una supplica.
Non entrate al partito di Dio, cioè Falangi, legionari di Cristo, il buon cattolico che è intransigente, è movimentista. A un certo momento il cattolico a questo momento ha tirato la mandata a me, l'ex presidente delle Acri, ha scritto un libro, Il posto dei cattolici. E l'hanno mandata anche a me, l'hanno presentata a Roma al Cardinal Bertone ufficialmente, Il posto dei cattolici. Ho cominciato a leggere, c'era presente forse, ma alla sesta pagina venivano tirato, ho rotto il vetro del mio ufficio. Non è possibile non saper reagire, di dire ma guardate, incontriamoci, vediamoci, siete cristiani, verifichiamoci davanti alla Chiesa. Non è possibile, questa sinistra rimasta orfana soprattutto. Capite? Orfana di che cosa? Ed è qui punto. Delle grandi ideologie del cambiamento, si è persa la speranza storica, l'ottimismo storico. Basano, come ci chiamiamo? Partito Democratico. Ci mancherebbe altro se si chiamassero Partito Antidemocratico, non lo so, perché non sanno più che cazzo fare, che cazzo dire. E dice Partito Democratico, come, oh, ma non che scoperta, non lo so, come lo volete chiamare? Guardate che lui ha un momento veramente importante, lo dice qui Giacomo Ulivi all'ora del 44, l'ho letta questa lettera, state attenti, qui si decide, si vuol proporre un nuovo tipo di credente che avanza, incrociato dei valori, la vita, l'indissolubilità del matrimonio, l'educazione. Pensate al fatto di Gesù quando arriva lì e c'è una donna lì in mezzo, tutti con le pietre in mano. Oh, che caso succede, dice lui. E dice, come? L'abbiamo sorpresa in fragrante adulterio. In fragrante adulterio? E allora? Ma come? Io l'avrei fulminato, pensiero a Dio. C'è Dario Fo, mio amico, quando fa quel racconto di Palestina, il bambino Gesù che lo pendono in giro. Guarda, io sono Dio, ti fulmino. Pum, ti fulmino. Poi rimane lì di pietra. Poi arriva la Madonna e dice, ma cosa hai fatto Gesù? Quello lì non mi faceva giocare. Vabbè, allora, pum, dum, di nuovo un bambino. Ad ogni modo, cosa dicevo? Se non si ricorda manco lui, ha perso la memoria. Che cosa stavo dicendo? Come? Ah, non conosci la legge. E chi l'ha fatta questa legge? Lì si dà sempre colpa a Mosè, no? Sembra che Mosè abbia. Ma allora. E lì il Vangelo non ci dice altro. Io vado in conto, se io conosco i miei enimmi, se sono un biblista, però il Vangelo dice, cominciò a scrivere per terra, e allora non c'era l'asfalto, le cose, sai, la terra. Secondo me li guardava uno a uno. Noi presenti in genere sono sempre i notabili, no? Andate a vedere nei comitati. Con che soddisfazione mi sono tolto a Vicenza. A me hanno invitato tante volte a Vicenza anni passati, e a volte c'avevo quelli della Lega, siamo paroni a casa nostra, finalmente in piazza a Vicenza ho potuto gridare, ah siete paroni a casa vostra il 17, e ti arriva sta americana, mi dice si pigliano 1.500.000 metri quadrati, bravi, quindi è in crisi anche la Lega, là. Non sanno più cosa dire, anche loro, e dire, perché paroni a casa nostra, e allora gli dice, cominciò a scrivere, dice, chi è quello? Ah, quello lì è il vice capo dell'ufficio e scrive, tu hai fatto 3 stupri con le ragazzine là egiziane, tu secondo me hai scritto i peccati dei presenti, sì o no? Tant'è vero che tutti mollano la pietra, è la grande frase che è rimasta, grande, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E allora, questa che si sente assediato, mi chiedo, da prete di strada, la mia chiesa che amo, non rischia di allontanarsi dalla vita quotidiana di milioni e milioni di cattolici che invece si trovano ogni giorno a fare i conti con se stessi, con la propria coscienza, con le grandi e piccole scelte da compiere, i principi non negoziabili. Sono negoziati tutti i giorni nelle periferie, nelle carceri, per le strade, non parliamo nelle periferie del mondo. Noi a Genova abbiamo anche 160 bambini meninos de rua, come in Brasile, già 160.
non tutti i migranti, anche italiani. A Milano ne hanno 500. Quindi guardate, i principi sono tutti i giorni nelle vite comuni dei credenti, che non fanno notizia a quelli che soffrono, che non arrivano alla fine del mese senza voce, senza casa, senza salute, abitano le contraddizioni e la fragilità della condizione umana. Non entrate nel partito di Dio. Mi dispiace che è qui dalle vostre parti. Il Ruini ha costruito il partito di Dio. Quando fu nominato cardinale, il Corriere della Sera, un giornalista che è un mio amico, quando ha detto il vescovo Ruini è stato nominato cardinale, Ruini, parentesi, ruina dei, che vuol dire la rovina di Dio, l'ha scritto un giornalista del Corriere della Sera. Ha messo tutti d'accordo, è nata una nuova religione, ha preso prestigio, posizioni, giornali, televisioni, partiti politici, è nata una nuova religione dei valori, la religione civile, che affascina anche una parte della cultura laica, non sempre quella più inquieta, anzi spesso quella che si sente orfana della sua antica certezza e le va a cercare altrove, anche a costo di equivocare il messaggio cristiano, trasformarlo in una bandiera civile e politica che poco ha a che fare col Vangelo. È comodo a un certo momento dire di no alle rivendicazioni omosessuali dietro il giudizio della Chiesa che non sbaglia mai. Voi sapete che nel Giubileo del 2000 quanti perdoni ha chiesto Papa Wojtyla. Quindi è falso dire che non sbaglia mai. Parliamone insieme, tutti insieme, davanti alla croce. Qui è questione proprio di se due creature dello stesso sesso si amano. Voglio avere un ricordo particolare per gli omosessuali. Se due, che io ne ho avuti tante esperienze, ma bene, conosciuti, sofferenti, nella clandestinità, nello disprezzo, prima di tutto dai parenti, potrei raccontarmi migliaia. Se due creature dello stesso sesso si amano, è come una qualsiasi coppia eterosessuale desiderano ufficializzare il loro legame, uscire dalla clandestinità, difendere i diritti. Ma non mi sembra bello? Io aggiungo, non mi sembra divino come un altro amore? In tutti i sessi il credente vede la presenza di Dio dove c'è l'amore. Dire no agli omosessuali, dire di no è come dire dei no, come hanno detto tuttora, pensate, i cristiani, a dire che l'apartheid era una struttura malvagia totale. L'apartheid in Sudafrica, ci hanno impiegato tutte le confessioni cristiane 300 anni. Io ho avuto dei ragazzi sudafricani adulti, da piccoli giocavano nelle periferie insieme ai bambini bianchi, ai più poveri, qua suonava il campanello del catechismo, i bambini neri qui, la chiesa qui per il catechismo, i bambini bianchi là, in nome di Gesù. Ma vi rendete conto? Infatti ormai da anni, mi diceva dei sudafricani, che quando arrivò dopo il concilio il primo arcivescovo cattolico, anche se la chiesa era ancora in buon stato, dove andavano solo i neri, l'ha fatta sradicare, radere al suolo, per dare un segno di errore grave. Dire di no agli omosessuali è come dire di no ai neri, come di dire di no agli ebrei di Hitler, è la stessa cosa, tant'è vero Hitler ci aveva già pensato. Quindi no, non è una cosa così che ritorna. E quindi non è umano che una chiesa uscire, bisogna uscire da questa veramente completa ipocrisia. Io non so come avete fatto a stare attenti, io mi ricordo che una volta ho letto, senza citare la fonte, questo, no? Vedi che lo Spirito Santo a volte è colomba, lo Spirito Santo a volte invece mi sa che è corvo, e qui in questo periodo si vede che era una colomba. Siamo, adesso ve lo dico, sono in un'assemblea, io cito sempre i documenti, Prilio, pensate cosa dice qui, con gli ultimi e con gli emarginati potremo tutti recuperare un genere diverso di vita, demoliremo innanzitutto gli idoli che ci siamo costruiti, denaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità, riscopriremo poi i valori del bene comune, della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale, della corresponsabilità. In fondo là c'era un prete giovane a questa assemblea, era un ambiente cattolico. Non devi venire qui a fare lezione di marxismo e comunismo. Oh porca miseria, appena intervenuto ho detto, povero Cristo, adesso pensa che figura che gli faccio fare. Gli ho detto, guarda, caro confratello, mi dispiace che non ho citato la fonte, ma questo è un documento del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana del 1981.
E termino con quella bella scena che me la ricordo sempre, me la vado a leggere, dove Einstein, che aveva capito il vento nazista che tirava in Germania, porta via le balle dalla Germania e se ne va in America. Arriva lì e io ho letto e gli fanno il discorso. E allora chi è lei? Pensa che scientificamente la parola razza non vuol dire più niente. Chi dice razza è un ignorante. E allora gli dicono, tu chi sei? Einstein, cosa fai? Ma il fisico. Da dove vieni? Allora hai titolo. E quanti anni hai? Alla fine il funzionario lo guarda di brutto e gli dice, lui era ebreo, Einstein. E tu? Di che razza sei? E lui lo guarda a me e vi faccio l'augurio che faccia a voi. E lui lo guarda e dice, umana. Allora, ringrazio appunto Don Andrea Gallo. Adesso, come ho detto al principio, se qualcuno vuole intervenire, vuol fare qualche domanda, qualche considerazione, è libero di farlo. Lei che quindi si sarà fatto un'idea piuttosto precisa della storia della Chiesa dal dopoguerra ad oggi, c'è mai stato un momento in cui ha pensato, sperato che la Chiesa intesa appunto come gerarchia potesse diventare qualcosa di diverso, cioè diciamo andare in più incontro a quelli che credo siano i suoi desideri, come anche i desideri credo di buona parte dei presenti in questa assemblea? Io penso che, come vi ho detto prima, sono stato ordinato il primo luglio del 59 e del 58 chi sale al soglio pontificio? Papa Giovanni. Quindi per me è stato, ecco perché forse sono innamorato. E poi il Concilio Vaticano, proprio la teologia della liberazione. È nata una primavera, però noi saremmo fortunati, nasce la comunità infatti del 70, noi abbiamo i figli dei fiori, c'è un momento proprio, ecco dove dice qui Ulivi, che l'ho letto prima, dice come vorrò vivere domani, non dite di essere scoraggiati e di non volerne più sapere, e c'è in giro questo adesso, noi eravamo fortunati. Arriva ai figli dei fiori, mettete dei fiori nei vostri cannoni, fate l'amore, non fate la guerra, questa dovrebbe essere la sessuofobia da lanciare, fate l'amore ma non fate la guerra. Poi il maggio francese, una cosa fantastica, la resistenza del popolo vietnamita. Io avevo allora ancora il Cardinal Siri, principe della Chiesa. Una volta in udienza mi dice, tu che vai spesso in processione. Io non ci andavo mai. Dico, eminenza, dove vuol parare? Sì, quelle che voi chiamate cortei. Passate sempre sotto le mie finestre. Difatti, voleva, c'è la via San Lorenzo, dove aveva le finestre il cardinale. Ma io sono un cardinale da tanti anni.
conosco tanti santi martiri nella Chiesa, voi invocate un vostro santo che io non conosco. Santa di Dio. Chi è questo santo? Ma dico, Eminenza, ho capito cosa vuol dire. Sì, dico, mi dica lei, io volevo che lo dicesse lui, cos'è che sente su dalle finestre? Chi è questo Ho Chi Minh? Allora sai, Ho Chi, la resistenza vietnamita, un popolo aveva già avuto tutta la colonizzazione francese, un popolo che si alza. Poi abbiamo il maggio francese, una cosa, veramente, il ma, e poi il 68 italiano, e di pari passo le conquiste e il movimento dei lavoratori. Lo statuto dei lavoratori non è che è costato così. Io mentre venivo qui per incoraggiarmi cantavo Morti di Reggio Emilia, oh, la, 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 la. Diglielo al mio lì, buddista. Dico, tu non lo... No. E allora capisci che a questo punto tutta una marea, la conquista del movimento dei lavoratori. Io mi ricordo, anche se ero già Matusa, quindi prete, io ero accolto anche che gli studenti allora che aveva 40 anni fuori. E invece mi ricordo con Mario Capanna alla Statale di Milano, un'assemblea, nei cortei, tante botte, la cella erano picchiate. Noi, state attenti che del 72, quando i primi e cominciano le vere Brigate Rosse di Renate Curcio e gli altri, il movimento dei movimenti c'ha già 18 morti sulle strade di Milano. 18 morti! L'attentato alla Banca dell'Agricoltura è del 69. Io sono stato a fare uno stage alla università privata vicino a Milano, uno stage proprio prima, una cosa di studenti di legge. Alla fine dice, lei non ha mai nominato il terrorismo nella sua relazione dopo un'ora. Certo non ho nominato, però ho nominato la lotta armata. E guardate che quando una lotta armata non ha divise, c'è un esercito che non ha divise, è un casino perché è il popolo. E quando si va contro il popolo ci si rompe il grugno, poi dopo, allora tutta questa primavera, in più la Chiesa con questo Papa, questo Papa ti incontra, questi cardinali, questo vecchiotto l'aveva messo di lì, dice fatti conto questo qui quanto dura, infatti è durato poco, 5 anni, e dice io avrei deciso di convocare un concilio Vaticano, questi cardinali. Mi immagino, c'è di quelli che sono morti e non li hanno ancora avvisati. Allora i cardinali stavano fino a... C'era il cardinale Ottaviani che era morto da anni, nessuno l'aveva avvisato. Era del Santo Ufficio, che scrive, qualcuno se lo ricorda, camminava. Tant'è vero, tu pensi, io mi ricordo che il concilio tolse alla preghiera del Giovedì Santo, Papa Giovanni, quando si prega per tutto il mondo, c'è Oremus, il cardinale diacono. Per i governanti, poi per i cristiani, poi per i non cristiani, e poi per i capi, e poi per gli ebrei. Quando arriva agli ebrei, la norma antica di secoli è Oremus pro perfidis iudeis. In tutte le chiese pregavano così. Papa Giovanni dice, ma questo è perfidi iudei, com'è qui? Tant'è vero che io non, già allora non andavo alla televisione, sono alla televisione a vedermi questa bella scena in San Pietro. Papa Giovanni la cosa, va il solito cardinale, infatti Paolo VI è stato lui che poi l'ha consigliato. Eminenza, eccellenza, quando è arrivato a 75 anni, portatevi ai coglioni che è meglio perché ci occhiamo. E gli ha detto, è un consiglio, non gliel'ho obbligato. Io cosa vuoi? No, io non ho nessuna carica, da cosa do le dimissioni? Dove sono arrivato? Allora arriva questo cardinale, quello che arriva lì, e il Papa che è lì che segue, non ho sentito il rumore perché la televisione. Oremus, tutta la lista, era tutto in latino. Oremus pro perfidis iudeis. Benissimo, si è visto benissimo. Papa Giovanni aveva il legio davanti.
boom, boom, una sceneggiata, no, lì, queste cerimonie, no? Allora sono andato lì, nell'orecchio a questo qui, guarda che qui si vede che aveva, gli è rimasto il testo ancora vecchio, allora ho tutto messo a posto, oremus pro iudeis, allora ho visto il Papa, quindi nasce il concilio, vai a vedere i testi del concilio, e attento bene, qui c'è un segreto, c'è il grande segreto, che i primi a interpretare tutti i testi del concilio non potevano che essere loro, sono tutti i vescovi latinoamericani. I vescovi latinoamericani del 68 si trovano tutti a Medellin. Dei documenti che ormai lanciavano che a un certo momento la vera interpretazione, dove nasce, indovina come si chiama, teologia della liberazione. Nel senso che tu dai un rifiuto al sistema neoliberista. Un rifiuto netto, non è il volto riformismo, adesso visto c'è un libro di Zapatero con la prefazione del mio amico Veltroni, io dirò Walter, continua a fare delle cazzate. Allora, il socialismo gentile, il socialismo. Poi ti ricordi i colonnelli dopo Occhetto, no? Occhetto è ancora lì che grida, anche lui, poi le avrà compiuti 75 anni Occhetto. Allora mi sembra che sia al Parlamento di qua. Hanno fatto la svolta ai colonnelli. Folena, tutti che io ho conosciuto ragazzi, Massimo D'Alema, gli altri. A un certo momento, allora c'era, come era, Brand in Germania, come... il capitalismo dal volto umano... è marcio, non puoi cambiare. Allora, Medellin, i vescovi, con quella miseria che era l'America Latina, a partire dalla Terra del Fuoco, arrivare fino ai Caraibi, hanno detto qui stavolta è il messaggio evangelico. Cioè l'incontro di un marxismo umanista col cristianesimo liberatore. E allora avanti, e allora avanti, e allora avanti, e allora avanti, e arriva... Papa Luciani, e Papa Luciani 33 giorni, e allora noi eravamo pieni di entusiasmo, siamo andati avanti, e poi via 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 ci hanno ucciso, certo anche con responsabilità di partiti, di movimenti, di vedi, no? Il PC, io ce l'ho messo, PC, poi come ci chiamiamo? Io una volta mi ricordo quando si parlava ai primi tempi, mi invitavano nelle sezioni e dico ho capito che volete togliere la faccia martello, oh Cristo Santo, ma com'è? Ma guarda qui c'è una rivoluzione di ottobre, una rivoluzione, è come io andassi in chiesa, ne avrà commesso la chiesa delle margagne, me ne infatti conto solo di roghi, solo la strage dei catari. Dice andate là, strage della, fate la strage dei catari che sono una setta, invece era una setta pacifica. Allora, il comandante mi dice, telefona al grande comando generale, là, al cardinale, come facciamo a sapere chi è catero e chi non è catero? Cioè, non vi preoccupate, voi ammazzate tutti, poi il Signore ci pensa lui a distinguere. Siamo a questi livelli, però non la togliamo la croce. E voi togliete la faccia martello, lotta, battaglia, la battaglia di Stalingrado. Io tutte le volte che sento parlare dello sbarco della Normandia, immediatamente, se vuoi parlare dello sbarco di Normandia, devi parlare della battaglia di Stalingrado. Non me ne frega, poi Stalin, è chiaro che poi Stalin lo mettiamo lì. L'hanno criticato persino loro, è arrivato Khrushchev a togliere, dice, c'era questo, non, io ho incontrato Gorbaciov, guarda che belle parole che aveva lanciato, Glasnost. Perestroica, quello era il senso, ma non la puoi perdere questa tradizione, cioè questo rifiuto a un sistema neoliberista. Quando Papa Wojtyla arrivò a Varsavia finalmente dopo la caduta del muro, riprese una trilogia di un suo antecessore principe Sobieski, quando vinse coi turchi nel 1700, arrivò a Varsavia vincitore e dice veni, sono venuto, vidi, ha visto la battaglia, vincit, ho vinto, no, dice, veni, vidi, e dice un'altra frase perché alla fine poi dice, Dio ha vinto, Deus vici, e il Papa Wojtyla lo ripete a Varsavia, qualche anno fa, qualcheduno gli ha detto, santità, non sarà che ha vinto il capitale. Allora il capitale ormai è un socialismo barbarie, perché il capitalismo per svilupparsi ha dovuto cercare mercati, ormai non ce n'è più mercati.
Dov'è il mercato? La Cina è un mercato ormai. Cos'è la logica comunista? È un mercato. E allora questa attenzione, noi eravamo spinti da questa e via via sono stati schiacciati, cambiando le strade di Stato. Guarda un po' se si sa ancora chi sono i responsabili qui dell'attentato alla stazione di Bologna. Io sono stato a Gattatico, ho pianto a Gattatico. Non so se conoscete quel centro lì, Arci. Nessuno di voi è stato a Gattatico. Io sono entrato, ho visto lì, poi là in quell'angolo ho visto ancora una delle mie ragazze, doveva arrivare in stazione, arrivava da Urbino, ha fermato il treno per caso un segnale o non so se era, una mia ragazza che doveva essere a quell'ora lì, doveva essere proprio alla stazione di Bologna, che mi ricordo che quando è arrivata poi naturalmente ha visto per prima Bologna. E quindi ci hanno schiacciato, ci continua anche già del 2003, quindi quando ti dico, a voglia se ci ho sperato, puoi immaginare la Chiesa, finalmente poter parlare in italiano e tutti i popoli parlano, questo incontro e adesso questo fenomeno migratorio, le tribù della terra che si vogliono incontrare, finalmente l'unità della famiglia umana, niente, vedi questo, già del 2003 Giorgio Bocca sull'Espresso, non ci ha fatto caso nessuno, il primo articolo di Giorgio Bocca, io l'ho conosciuto da comandante partigiano, il virus del fascismo è in libera uscita, questo è il punto. E allora ecco che io ho cercato di dire, se ciascuno piglia consapevolezza, c'è un rifiuto etico, culturale, politico immediato a qualunque, tutto questo sistema in cui siamo. Ho visto di là i prodotti eco-solidale, giusto, però non basta poi dire un no, perché altrove è già cominciato, c'è ormai questa svolta epocale, bisogna creare delle alternative e mi sta venendo qui, dico questa è un'alternativa, comincia a dire, a ragionare, si parla, si approfondisce, si cresce, si guarda la solidarietà. Vi dico questo, durante il G8, quindi capisco tu la tua età sei in difficoltà, mi ricordo durante la settimana del G8, io ho fatto delle nottate che solo Dio lo sa, quindi alle 3 ero ancora a letto e nella nostra piccola chiesa, io so al secondo piano, vengono a svegliarmi i ragazzi, siccome i drogati di merda mi fanno degli scherzi. Qualche anno prima, vieni in giovane, io non ho rotto, ho fatto il giro, l'unità di strada ragazzi. Chi c'è? Nelson Mandela, sono andato giù in mutande, ma era un bel signore nero, ma non era... e dico brutto bastardo, ma altrimenti non venivi giù, questo qui è urgente, e mi viene a dire che è Nelson Mandela, insomma che quella settimana del G8 al mercoledì mi sveglio, chi c'è? Mai visto, il regista Mario Monicelli. Guarda, non venire a raccontare cosa c'entro io con il regista, ma ti dico che... E infatti c'era. Al giovedì subito dopo, che non eravamo ancora entrati nella bolgia del venerdì sera di Carlo Giuliani, anzi io giovedì sera ero insieme a Carlo Giuliani. Dove vai domani? Al mare, mi ha detto. Da Carlo Giuliani è una nuova generazione. Anche questa è una parte che mi fa piacere, perché è molto inquieta, ha un'inquietudine profonda, non vanno ai centri sociali, però non sono iscritti, vanno a casa quando gli pare, però non sono in rotta con la famiglia, vanno qualche droga così proprio, sa, una profonda inquietudine ma con un'aspirazione alla libertà, come del resto è Fabrizio De André. E allora chi c'è? C'è il regista Ettore Scola. Dico, stavolta è uno scherzo. E invece c'era. Scola mi ha detto la stessa domanda di Mario Monicelli del giorno prima. E tant'è vero gli ho detto, ma Cristo potete venire insieme? Così perdevo una bottiglia solo. Dico, beh, mi tocca aprire di un'altra bottiglia. Battute. Don Gallo. All'inizio del terzo millennio. Riusciremo, noi, cosiddetti adulti, mass media, la scuola, le agenzie educative, i capi, riusciremo a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro? Eravamo nel 2001,
Questo, allora, le statistiche, la droga è in aumento, la droga è in aumento, la droga sono loro, chi traffica la droga? I grandi potenti. L'industria che tira di più è l'industria delle armi, l'industria della droga. Io, grosso venditore di armi, di chi mi posso fidare a vendere le armi? A chi? A chi mi vende la droga? Sono sicuro che anche lui ha i suoi giri e, avendo tanti soldi, la corruzione continua. Siamo nelle mani. Adesso vi faccio una domanda. Quindi noi eravamo l'entusiasmo, ce l'hanno tagliato tutti. Io sono qui a 79 anni, mi dicono come faccio ancora. Tant'è vero che quella volta i registi dico: guarda, l'altro giorno in salone, abbiamo una piccola casa madre, e c'è una bacheca, ho trovato scritto grande: il male grida forte. Pensi, che bel buongiorno. Però dico, il maestro, l'ho detto. Qualche giorno dopo un altro ci ha scritto sotto: noi non cancelliamo niente. La speranza grida più forte. E allora avevamo questo sforzo. E allora io ho ricevuto i picchetteros 2 anni fa argentini. Quest'estate ho ricevuto i Senterra. I Senterra, 15 anni di lotta. Cosa facciamo? Prendi alla gola? C'è un mucchio di terreni. Coltiviamo, viviamo per mangiare. Sparavano. Le squadre sparavano. L'alternativa. Sparavano. Hanno 3.000 morti in 15 anni. 3.000 morti. Però hanno 3.000 giovani attualmente con il loro lavoro dei campi iscritti alle università brasiliane. E qui la svolta, è una svolta che... quali sono le contraddizioni del terzo millennio? Prima, la minaccia ecologica. C'è poco da fare, è inutile, qui c'è qualche studioso. Secondo, l'Occidente gli interessa solo i migranti che lavorano, che siano bravi, zitti, chiusi. Quindi l'Occidente fortezza. Come farà a fermare un fenomeno migratorio? Non lo so. Il fenomeno migratorio è come un fenomeno sismico. Pensa tu se puoi fermare il terremoto. Dici: ma domani viene il terremoto, lo fermiamo. Cosa fai? Terzo, con i mezzi velenosi, i monopoli velenosi. Non so, tanto per dirti, su 100 notizie sulla guerra, 99 sono menzogne. Non l'ho detto io, lo dice Gino Strada. Ancora in questi giorni Gino mi ha detto: dati ufficiali del governo americano, i morti civili innocenti in Iraq nella seconda guerra del Golfo sono 650.000. Quanti erano quelli delle torri di Manhattan? 4-5.000, non lo so. 3.000. Cosa facciamo? Dammi un po' una proporzione, Gino. Te la do io la proporzione. Ogni 10 bombe che l'Occidente tira su quei paesi, 9 colpiscono gli innocenti, cioè i civili, quelli che non hanno manco i bastoni, non le armi. E allora capisco questo momento. Però qui Ulivi mi è piaciuto, io me la porto via. Lui, io quanti ne ho visti morire. Questo è il mio primo dovere per noi tutti, un buon prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo, che eviti il risorgere di essi e ripetersi tutto quanto si è abbattuto su di noi. Bellissimo, questo qui l'hanno fucilato. Ecco, vi rendete conto, un ragazzo aveva 3 anni più di me, è tremendo, eccetera. Credetemi, la cosa pubblica è noi stessi, ciò che ci lega adesso non è un luogo comune, una parola grossa e vuota, al di là di ogni ricordo, constatiamo come la cosa pubblica siamo noi stessi, che ogni sciagura è sciagura nostra, per questo dobbiamo prepararci. Quindi io capisco la tua domanda di questa assenza, però mai, io non avrei mai creduto che la Chiesa entrasse, non è mai stata. Tu pensa che in la Chiesa non abbiamo fatto nessuna crociata per la legge del divorzio, nessuna crociata per il referendum dell'aborto. Come mai adesso c'è questa cosa? Come mai? E allora questo aggiunge, questo è una, veramente quello che si tenta veramente di pigliare consapevolezza e coscienza. Tu c'hai una domanda difficile da fare. Ma io sono... mi ha letto nello sguardo. No, io sono stato nella sua comunità natale, nella comunità di San Benedetto al Porto, a Genova. A Genova? Sì. Sì, perché volevo venirla a trovare, ma lei non c'era. Ti abbiamo picchiato? No, sono stata benissimo. Sono contenta che sei stata.
sì. Insomma, è successo tutto, perché c'è un parroco che è un santo, che è ancora lì, perché io nel centro storico ero da 5 anni. A un certo momento, l'unica volta che mi danno una nomina, mi chiamano in curia dopo 5 anni, 65-70. Ecco perché eravamo sempre in corteo, in processione, era il periodo del Vietnam. Abbiamo pensato bene, c'ero, cominciava a muoversi, proprio lì vicino al Liceo Colombo, di De André, degli altri, via del Campo, proprio all'Annunziata. Abbiamo pensato che sei proprio bravo. Quando cominciano a dirti caro figliolo, ti abbiamo nominato arciprete, pensa, arciprete, non parroco, arciprete dell'isola di Capraia, che è dell'arcipelago toscano, che dipendeva ancora dalla diocesi di Genova, ormai da qualche anno non più, perché capisci, uno deve... E io ho fatto la figura ancora dell'obbediente, quando faranno la mia biografia dice guarda come è stato obbediente, perché il codice di rito canonico dice che quando c'è il conferimento di un beneficio ecclesiastico, lì arciprete, oltretutto sull'isola sei l'unico prete, potevi fare il papa, il vescovo, tutto. Dove c'era solo il carcere, tra l'altro, no? C'era i carceri, adesso mi hanno detto che l'hanno tolto, adesso sarà una speculazione del turismo eccetera, perché è un clima bellissimo. Io ero stato una volta, perché io vengo dalla marina, pensa come sono stato educato io ero nautico, vi dicevo prima, giovanissimo marinaio, 15 anni, siamo alla Spezia, per dirti i momenti sono brutti oggi, però dovrebbe essere quello che vi dicevo prima di Capanna. Un ragazzo dice, ma Mario, perché facciamo di nuovo il corteo? Abbiamo già preso tante quelle botte, non ti accorgo che il potere è forte. Capanna era un leader, ancora studente. Non è vero che è forte, siamo amici ancora adesso. Il potere è fortissimo, ma non sarà perché siamo in ginocchio, sulla testa. Oggi è il sulla testa, non è che si vedono delle cose... Poi adesso ho perso il filo, cosa dice? Al nautico, venite, siamo affiancati, piena guerra, l'asse Roma, Berlino, Tokyo, marinaretto, io ero del nautico, a fare la guerra, dovevamo conquistare il mondo, a un certo momento sono allunato, ai primi di settembre, strano, era bello, a bordo un caccia, l'unico modo dove si fa un'assemblea per tutti è a poppa, no? Sotto faticoso, no, assemblea tutti giù da basso, io avevo i calzoni corti, il corpetto bianco, il berrettino da fatica, bianco, andiamo giù di sotto, sopra eravamo affiancati a un caccia tedesco, camerato, ciao camerato, ci vediamo dopo, ciao io, poi a me piace il rapporto, ciao, Alfinersen, andiamo giù di sotto, comandante. Signori ufficiali, signori sottufficiali, equipaggio, io già allora anch'io ero equipaggio, vedi, sempre dalla bassa forte, equipaggio, da questo momento non siamo più alleati dei tedeschi, era sopra, siamo alleati degli angloamericani, 2 ufficiali, viva Duce! Subito c'era lui il comandante, gli ha fatti legare, dico qui è brutto, e io nessuno mi aveva parlato di resistenza, di democrazia, e i primi che ho incontrato partigiani e che in mezzo a un bosco quando eravamo braccati di qua e di là, mi dico ma voi chi siete? Io alzo le mani, vero, con le armi, mezze divise, così sono banditi, e dice chi siete? Cosa tiene la mano alzata? Ma no, ma chi siete? E ho capito dopo che era la parola partigiani. Tanto è vero che mi dice partigiani. Ah, dico, siete di Parma. Ma quale Parma? E allora ho avuto dei grandi maestri. Uno è morto, medaglia d'argento, che non è molto. Per dirvi, il mio comandante è ancora vivo. Ha 86 anni. 10 giorni prima del referendum per la Costituzione. Entro in un bar a Genova, al centro storico, lo vedo là in fondo e vado, comandante, è laureato, c'è un nonno, ci vai un po' a fanculo, buongiorno comandante, dico oggi marca male un tipo, cosa c'è?
e aveva il magone. Mi dice: ma non ti rendi conto, tu sei il solito, sei vecchio, eppure sei ancora scemo come prima. Dobbiamo andare a votare per difendere la Costituzione. No, ma oh, ma dove siamo arrivati? Ma comandante, vinciamo, ma se non vinciamo? Di cosa torniamo in montagna a 85 anni? Ma non ti preoccupare, io avevo cercato di incoraggiare, e con la mia formazione, però poi via via arrivo proprio al momento di quella, i fiori, il maggio francese, je participe, allora questi canti, allora, e poi il maggio, e via via, poi i gruppi, è chiaro, e allora il potere ci ha schiacciato in tutti i modi, e allora nascono alcuni, il tentativo, lotta armata, il terrorismo, è chiaro che bisogna via via, per esempio a Vicenza, secondo me, i movimenti che avevamo fatto ancora, signore, Genova è stato veramente, cosa venivano a chiedere quelle migliaia e migliaia di ragazzi? I giornali hanno parlato ancora al sabato, 300.000, continuano a dire no globa, i no globa era una minoranza. Io il venerdì a mezzogiorno con la Franca Rame ero al quartier generale con Luca Casarini, Francesco Caruso, che la Franca gli raccomandava della non violenza, non c'era nessuna preparazione di violenza, la Franca ha voluto che l'accompagnasse, alla sera avevamo già un morto alle 5.20. E quindi mi cosa venivano a chiedere? Per solo lì, al rete Lilliput erano 700 sigle, con padre Zanotelli, sto gigante, piccolo e grande gigante, è da 3 anni che vive a Napoli, al quartiere Sanità, e l'ho incontrato proprio a Napoli qualche mese fa. Hanno fatto una battaglia, per esempio, le alternative, 1,5 milioni di utenti, stavano per privatizzare uno dei migliori acquedotti della Campania, sono riusciti a fare una battaglia, sono queste le alternative. Qui se i partiti non trovano, veramente capiscono, costa più un litro d'acqua che un litro di petrolio. Oh! Guardate che costa più un litro d'acqua che un litro di petrolio, quindi stiamo, pensi saranno queste alternative. E allora io ho cenato dei senterra, guarda un po' nel 94 se non uscivano i zapatisti, l'incontro, NAF, allora ho cominciato, però sono subcomandanti, fanno il corteo, perché c'è davanti a quelle tre contraddizioni che vi dicevo, lui, perché la terza con i sistemi di creare e far uscire i nostri meccanismi aggressivi, la guerra dei poveri uno contro l'altro, uno delle parti il disastro, basta dire che il 20% si pappa le risorse di tutta la terra, i 5/6 sono esclusi dalla produzione, questo è il neocapitalismo e va sempre più avanti così, non è che scoppierà la terra con la minaccia, mi dice la Margherita, diminuiscono le risorse e le risorse le prendono i ricchi, l'aveva detto Paolo VI, allora all'ONU 40 anni fa, i ricchi saranno sempre più ricchi, quindi nasce una barbarie veramente. E allora qual è la risposta? La risposta è l'alternativa, una risposta della cultura, della non violenza, e la cultura della pace con 4 colonne: verità, riuscire a dire la verità. Io sono contento, voi avete, cos'è una televisione, cerchiamo di dire la verità da tutte le parti, non so, la Bonafini gliel'ha detta al Papa. Ma come ti tieni quel disgraziato lì che giocava mentre i nostri ragazzi venivano morti? Ma ecco, è la verità. Secondo, la giustizia. Se non c'è giustizia. Terzo, non la vuoi più chiamare la parola solidarietà, mi dà un fastidio che Dio solo sa. Ormai nella parola solidarietà, guarda che business, compagnia delle opere. Prima vi rendete con compagnia delle opere, l'hanno chiamato, e anche Sant'Egidio, compagnia delle opere, dai, è un business commerciale a tutti i livelli, addirittura mondiale, ma vero business, altro che terzo settore. Cosa, a un certo momento vedete quanti piccoli gruppi aperti, guarda un po' la persecuzione ancora ai centri sociali, voi che non conosco io i centri sociali che fanno la pipì fuori del secchio almeno 10 volte al giorno, io l'ho detto l'estate scorsa a Cofferati. Non c'era, ma c'era, fatti conto, l'assemblea nell'ampio salone del comune non vuole dare il permesso per la parata, e in 10 anni Guazzaloca l'aveva sempre dato, io ho partecipato, erano 20 tir, loro nelle trattative 10, no,
la legalità, passano i camion e si rovinano, sulla legalità, legalità, è lui l'illegale. E gliel'ho detto, io sono sicuro che gliel'ho data, io lo conosco da più di 20 anni, gli avevo dato del pezzo a un certo momento, proprio prima del G8, CGL, CISE, UIL, non avevano ancora aderito ai primi di luglio. Fanno un incontro al Teatro Augustus a Genova, la FIOM aveva già aderito. Passa il treno dei diritti, non aderiscono, vedi, ma non lo so. Quei ragazzi cosa vengono a chiedere ai signori del G8? Ma non vi sembra una cinica pretesa che quello il mondo che dite voi, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione del Commercio, è l'unico mondo possibile? Guarda che a gennaio ci siamo già incontrati a Recife, non a Recife, a Porto Alegre, e abbiamo detto: è possibile costruire un nuovo mondo? Non mi sembra una cinica pretesa? I sindacati si radunano, se decidono o meno a dare l'adesione. Ma dove siamo capitati? Vedi dove stiamo andando, vedi i nostri entusiasmi, no? E allora si raduno, io vado felice, dico taci, penso sarebbe stato poi il servizio d'ordine della CGL, la CISE, no? Insieme a sti ragazzi, vedere, parlare, eccetera, no? Ben indeciso di non aderire. E io sono uscito piangendo. Chi ti incontro per primo? Cofferati. Oh, ciao, sei qui anche tu? Ciao, dico, stronzo. Poi vado più in là e incontro, come si chiama quello lì, che anche lui adesso è nella crociata di Ruini, Pesotto, che è tutto casa e chiesa, no? Già allora, era della Cisera allora. Oh, reverendo, anche lei è qui, ciao, pezzo di merda. Angeletti, come si chiama quello della Vil, con tutto il rispetto, te lo manco cagato, eccetera. A Cofferati adesso da sindaco, sei tu l'illegale, uno che rappresenta l'ente locale, e tu sei il sindaco, ancora prima di essere erogatore di servizi, devi creare in quella città dei rapporti, delle relazioni utili, positive con tutti. Oh, chi c'è là? Ma guarda quelli là che lavano i vetri alle mani, ma chi sono? Carabinieri, vigili, via. Queste quattro baracche su quella specie di fiume, di chi? Chi sono? Ma chi sono? Male ruspe. Arriva l'L57, livello 57. Questi centri sociali pieni di droga, ma che cazzo ti niente? No? È chiaro che non è facile rapportarsi. E allora, la va a vetri.